Il vaccino c'è, ma al momento non sussistono le condizioni perché debba diventare obbligatorio. Il vaiolo delle scimmie è ancora poco presente e di per sé curabile. Quanto alla presunta preferenza di genere del virus, il professor Vecchiette risponde. Le dinamiche di circolazione del virus non sono ancora chiare, in realtà non esiste poi nel mondo virologico un virus che abbia una esclusiva propensione ad infettare il sesso femminile o maschile, quindi in questo caso questa è un po' un'eccezione che però conferma la regola che anche le donne possono essere infettate. Di solito è una malattia benigna che si autolimita e si risolve nel giro di 2-4 settimane, che è un po' quello che stiamo credo vedendo con questa ragazza. Credo che se avessimo un focolaio avremmo avuto altri casi, al momento mi sembra di no, quindi insomma, adesso poi stiamo cercando un po' di ricostruire il percorso degli ultimi giorni e poi in base a quello insomma, si potranno fare delle valutazioni un po' più attente. Ricordiamo i sintomi. Una linfadenopatia, febbre e poi queste lesioni cutanee che sono proprio caratteristiche che possono coinvolgere non solo la cute ma anche il palmo delle mani. E possono ricordare le lesioni della varicella perché sono di carattere vescicolare. È chiaro che quando un virus entra in contatto con un organismo che ha delle fragilità, crea dei problemi che si sovrappongono a quelli che il soggetto ha. Nello specifico in Spagna ci sono stati dei pazienti che hanno sviluppato un'encefalopatia. Per chi ha il vaccino contro il vaiolo, che è stato fatto anni fa e che si faceva un tempo obbligatoriamente, c'entra qualcosa? È utile o non serve più a niente ormai? Il vaiolo umano è un virus diverso ma appartiene alla stessa famiglia. Quindi non è da escludere che chi ha ancora appartiene a quel gruppo di persone che hanno fatto la vaccinazione possa avere un vantaggio in termini di memoria immunologica. Ed esiste un vaccino specifico per il vaiolo delle scimmie? Sì, cioè, quindi rientra nella profilassi che può essere fatta per i contatti. Secondo lei potrà diventare obbligatorio? No, non ne vedo, sarebbe una misura eccessiva rispetto al peso e alla numerosità della patologia.